Stratocaster Squier a 150 euro o Fender a 1500 euro? Vale la pena spendere tutti questi soldi in più? Lo scopriamo insieme in questo video. Ciao, sono Claudio e come forse saprai, su questo canale mi occupo principalmente di didattica per chitarra con centinaia di tutorial e lezioni. Ma mi piace occuparmi anche di strumentazione quando c'è un argomento interessante come questo, ovvero la scelta di una chitarra. Infatti, tante persone, soprattutto quelle meno esperte, si trovano davanti a un dubbio amletico, ovvero Fender o Squier. Sono tantissime, infatti, le persone che vorrebbero un classico suono Stratocaster, anche per via dei tanti idoli che l'hanno utilizzata, no? Hendrix, David Gilmour, Eric Clapton, John Frusciante, anche Steph Burns con Vasco Rossi. Ma basta guardare qualsiasi negozio fisico online per imbattersi in queste due opzioni, Fender e Squier, di cui una costa 10 volte l'altra. Quindi sorgono spontanei questi tre interrogativi. Perché c'è questa differenza di prezzo? Ne vale la pena? E soprattutto su quale mi dovrei orientare io? Col video di oggi andiamo a scoprirlo insieme, quindi le ascolteremo e sviscereremo tutte le principali caratteristiche. E sarete poi magari voi a dirmi quale preferite in base al rapporto qualità-prezzo. Ecco, ho fatto un video simile anche per Gibson e Epiphone, ti invito a vedere anche quello per avere una visione globale d'insieme. Prima di cominciare ti ricordo che puoi studiare chitarra con me, quindi ti invito a scoprire i miei corsi online cliccando sulla piccola qui in alto e ti invito poi a plettrare un bel like se ti sarà piaciuto questo video. E devo anche fare un doveroso ringraziamento ai ragazzi di Musicworks che mi hanno fornito queste due chitarre perché stanno facendo un lavoro eccezionale in questo momento di crisi per il coronavirus, perché spediscono strumenti musicali in tutta Italia con spedizione gratuita e senza limite minimo di spesa. E trovo che questo sia un servizio veramente importante per tenere viva l'attenzione sulla musica in questo momento. Quindi date un'occhiata al loro e-commerce, vi lascio il link in descrizione qui sotto o nei commenti. E anche se starai guardando questo video una volta finita la crisi Covid, dai comunque un'occhiata al loro e-commerce perché fanno veramente un lavoro eccezionale. Bene, nel video alterneremo comparazioni audio a informazioni tecniche che ti darò e alla fine tireremo le somme cercando di rispondere alle tre domande iniziali. Tra poco partiremo col primo test clean, ma prima devo dire due parole sulla condizione in cui ho trovato le due chitarre, perché se la Fender è pronta per l'uso una volta tirata fuori dalla custodia, quindi è settata perfettamente, la stessa cosa non vale purtroppo per la Squier, che invece avrebbe sicuramente bisogno di un buon cambio corde e di un setup, quindi per certi versi ha delle regolazioni veramente sbagliate, ma io ho preferito lasciare le chitarre esattamente come escono dalla fabbrica, come le troviamo dopo l'acquisto, per poter appunto fare un test su questa condizione iniziale. Mi sembrava doveroso spiegartelo. In particolare la Squier ha veramente un action, ovvero la distanza tra le corde del manico bassissima, troppo bassa, e questo la rende quasi al limite dell'insuonabile, quindi ho fatto un po' fatica a tirar fuori un suono accettabile della chitarra e ad eseguire alcune parti. Quindi adesso nei test audio sentirai un pochino anche l'effetto sonoro di questa situazione. Ma partiamo adesso appunto dal primo test su un suono clean e con una posizione del pickup diciamo numero 2, quindi non il pickup al bridge, ma la posizione successiva che combina il pickup al ponte e il pickup centrale. Sentiamo. Bene, da questo test abbiamo potuto iniziare a sentire le prime differenze sonore tra le due chitarre e abbiamo sentito anche il primo brano che magari hai riconosciuto. In generale, scrivimi i titoli dei brani che riconosci in questo video nei commenti qui sotto e qual è il tuo pezzone preferito. Ma andiamo a dare le prime informazioni su queste due chitarre partendo dai modelli. Quindi questa è l'American Professional Stratocaster, quindi va a sostituire la linea delle standard, quelle che prima venivano chiamate American Standard Stratocaster.
Telecaster, no? E è una chitarra di fascia medio-alta, quindi appunto come abbiamo detto costa 1500 euro e si pone come soluzione per chi vuole uno strumento di qualità medio-alta avendo a disposizione un budget di quel tipo. La Squier Bullet Stratocaster, quindi è una chitarra made in Indonesia, è una chitarra entry level, costa 150 euro, forse qualcosa meno, ed è appunto rivolta dichiaratamente, perché lo si legge già sul sito di Fender Squier, è rivolta a studenti o a persone che iniziano con la chitarra, insomma può essere la scelta ideale come nostra prima chitarra. Ma passiamo adesso al secondo test, con sonorità un pochino più crunch e con pickup in posizione numero 4, quindi quella che combina il pickup al manico con il pickup centrale. Ascoltiamo. Bene, immagino che avrai riconosciuto questo brano, tra l'altro ti lascio a disposizione le tab di tutti questi brani cliccando sulla piccola i qui in alto e registrandosi all'area didattica di lezionichitarra.it. Ma andiamo adesso a dare qualche caratteristica tecnica di questi strumenti, partendo dalla Fender, che ha un peso di 3,9 kg, se guardo di lì perché mi sto leggendo alcuni appunti per non sbagliare le cose che dico, corpo in ontano, quindi un legno di sicuramente di qualità, finitura in poliuretano luce, manico in acero chiaramente e tastiera in acero a 22 tasti. Il feel generale sulla chitarra è veramente ottimo, è un piacere tenerla in mano, quindi il manico è assolutamente liscio e scorrevole e tutte le parti, che siano diciamo metalliche, plastiche, trasudano qualità, quindi è assolutamente un'ottima sensazione. La Squier ha invece un peso di 3,3 kg, quindi notevolmente inferiore. Questo è dovuto principalmente al materiale del corpo, che è invece in pioppo, ok? Quindi sicuramente un materiale di minor qualità, la finitura è sempre poliuretano lucido, manico di 21 tasti in acero e tastiera, qui c'è un po' un'ambiguità perché sul sito viene riportato all'oro indiano in un punto e poi palissandro in un altro punto. Io diciamo dalla sensazione che mi lascia al tatto sono più portato a pensare che sia all'oro indiano, che è un legno un pochino meno pregiato. Il feel generale è sicuramente meno bello, meno rifinito rispetto alla Fender, nel senso che per esempio il manico è meno scorrevole, è un pochino meno lucido, meno rifinito, no? Quindi c'è un senso un po' più di legno grezzo in un certo senso, questo è normale per una chitarra chiaramente di questa fascia di prezzo, e anche le parti plastiche, metalliche in generale lasciano sicuramente un senso di chitarra più economica, ma in fondo è giusto che sia così. Ma ascoltiamo ora un altro test audio, rimanendo su una sonorità crunch ma con pickup in posizione al manico.
Parliamo adesso un attimo di pickup, che sicuramente sono un elemento centrale per la valutazione del suono. Abbiamo due set di pickup diversi, perché sulla Fender abbiamo i V-Mod Single Coil Strat, mentre sulla Squire abbiamo gli Standard Single Coil Strat, quindi pickup diversi. Quelli Fender sicuramente suonano meglio, anche se la differenza è meno marcata rispetto a, per esempio, Gibson e Epiphone. Là veramente i pickup facevano e fanno una differenza notevole. In questo caso la differenza è sicuramente meno marcata, e la differenza di suono che sentiamo è anche tanto legata appunto alle questioni di setup che ti ho spiegato all'inizio, quindi al fatto per esempio di avere un action sicuramente sballata, diciamo così, sulla Squire. Quindi anche su questa chitarra, sulla Squire, potrebbe avere senso un cambio di pickup per fare un upgrade, come si suol dire, ma è sicuramente un intervento meno necessario rispetto a quello che abbiamo sulla Epiphone e Gibson. E diciamo che chiaramente sulla Squire sarebbero altri gli interventi più urgenti da fare per portarla ad un livello di suonabilità accettabile. Passiamo ora al prossimo esempio, su sonorità distorte, sul quale però devo fare una breve premessa legato alla leva. Innanzitutto sulla Fender, interessante la leva che si inserisce a scatto e non a vite, che rende il tutto più rapido e anche più stabile e comodo da usare, quindi ho apprezzato questo tipo di soluzione. Mentre per quanto riguarda la Squire non ho potuto utilizzare la leva, perché il ponte è sostanzialmente inchiodato, nel senso che non si smuove minimamente, e quindi anche qui servirebbe un intervento, magari rimuovendo una delle molle o comunque lavorando sul setup per rendere la leva utilizzabile. Ho quindi sopperito con un vibrato fatto con le dita anziché con la leva, ma chiaramente non è la stessa cosa. Ascoltiamo. Spendiamo due parole per parlare del look, quindi di come si presentano esteticamente le chitarre, e del hardware, quindi di tutto ciò che c'è sopra alla chitarra. Quindi la Fender si presenta con questo bellissimo look, con questa finitura sunburst, con le venature naturali del legno, veramente molto molto bella. Bello anche l'aspetto invecchiato dei potenziometri, del selettore del pickup e appunto dei pickup stessi, della leva, veramente molto azzeccato dal punto di vista estetico. Le meccaniche sono meccaniche Fender, la chitarra è perfettamente intonata, tiene molto bene la cordatura, quindi non ho rilevato problemi in questo senso. E appunto, come già detto, al tatto i potenziometri sono pesanti, non saprei come meglio spiegare, quindi sono estremamente seri e di buona qualità. Questa Squire si presenta invece con la classica finitura black, direi classica sulla Stratocaster, e come abbiamo detto, appunto, tutta la parte di meccanica, di hardware, è sicuramente di qualità inferiore rispetto alla Fender. Le meccaniche non sono marchiate, quindi non so in realtà da dove arrivino. Il ponte al tatto si sente che è di una lega metallica, sicuramente meno nobile rispetto a quella di Fender, e le parti plastiche lasciano sicuramente un altro tipo di sensazione. In particolare il selettore del pickup rispetto a quello di Fender lascia trasparire sicuramente una qualità inferiore già al tatto, lo si sente un pochino dagli scatti, no? Ecco, vorrei però fare una precisazione: tutte queste differenze sono rispetto a una chitarra che costa 10 volte tanto, ma non sto parlando male di questa Squire, anzi, la chitarra è esattamente quello che ci si aspetta ed è un miracolo fornire un prodotto di questo tipo appunto per questo prezzo. La chitarra tutto sommato è abbastanza intonata e tiene la cordatura discretamente, anche se, come abbiamo detto, la questione dell'action così bassa rende il
setup sostanzialmente non valutabile. Ultimo test audio, sonorità più heavy, pick up sempre al ponte. Ascoltiamo. Come sempre, più si aumentano le distorsioni, più le differenze sonore si assottigliano. Infatti, tipicamente le persone che sottostimano la differenza tra le chitarre economiche e le chitarre di fasce più alte a livello di suono sono quelle abituate ai generi musicali più distorti. Chi invece è della scuola chitarre amplificatore senza troppi effetti, senza troppo processare il suono, soffre un pochino di più ed è un po' più sensibile alle differenze sonore tra queste chitarre. Bene, abbiamo visto quindi le principali caratteristiche di queste due chitarre, andiamo ora a tirare le somme e quindi a dare risposta alle domande iniziali. Prima domanda a cui vorrei dare una risposta è: sono la stessa chitarra? Beh, il modello è quello, stiamo sempre parlando di Stratocaster, ma una è una chitarra entry level e l'altra una chitarra di livello medio-alto, quindi direi che la risposta è no, si tratta comunque di due opzioni diverse a fronte dello stesso modello. Perché c'è questa differenza di prezzo? Ma è un mix di brand, quindi sicuramente avere scritto Fender sulla paletta incide, ma anche di luogo di costruzione e conseguenti costi costruzione, quindi una è costruita negli Stati Uniti, l'altra in Indonesia, questa fa molta differenza, ma anche sicuramente di qualità della manodopera, di qualità delle materie prime, di qualità appunto della costruzione, quindi un mix di tutte queste componenti. È giusto che ci sia una differenza di prezzo? Assolutamente sì, non sono uguali, non sono la stessa chitarra. È giusto che ci sia così tanta differenza di prezzo? Ma è difficile rispondere. Alcune persone diranno che sono le Fender che costano troppo, ma un po' come detto per Epiphone e Gibson, è più che altro il prezzo delle chitarre entry level a sorprendere e ad essere bassissimo. Ma io sono convinto che se un giorno avrai la possibilità di prendere in mano queste due chitarre e suonarle un pochino, ti renderai conto che la differenza di prezzo è tutto sommato abbastanza giustificata. Useresti la Squire a livello amatoriale? Assolutamente sì. Una volta fatto un buon setup, una buona regolazione, ha tutto quello che serve. Useresti invece la Squire a livello professionale? Sostanzialmente no. Sono troppe le cose su cui intervenire per portare ad essere una chitarra di livello professionale. Ma veniamo adesso alla domanda forse più importante, cioè su quale delle due dovresti orientarti tu che stai guardando questo video. Se sei alle prime armi o se è la tua prima chitarra elettrica, vai con la Squire senza problemi, quindi dimenticati tutte le critiche che ho fatto e scegli la Squire perché ti ci divertirai sicuramente, sarà perfetta per quello che dovrai fare. Se hai a disposizione anche un budget più alto, anche la Fender è perfetta, lo è ancora di più sicuramente, anche se non è detto che percepirai le differenze, soprattutto a livello sonoro. Bene, siamo arrivati alla fine di questo viaggio attraverso la storia di queste due chitarre, dove le differenze sono sicuramente a livello sonoro, anche se in misura inferiore rispetto a quello che abbiamo visto con Gibson e Epiphone. Le differenze più grosse sono più che altro dal punto di vista costruttivo dei materiali, di affidabilità dello strumento, anche se ci tengo a sottolineare un'ennesima volta che Epiphone è comunque una chitarra che rispetta le promesse che fa e quindi ha tutto il suo senso di esistere. Noi ci vediamo con i prossimi video che torneranno ad essere didattici, ma ti invito a lasciarmi scritto nei commenti anche quali altri test e comparazioni vorresti vedere prossimamente in fatto appunto di strumentazione. Quindi buona chitarra e ci vediamo presto. Ciao! Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui e scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao!